Nella serata di ieri gli agenti del commissariato di Fano sono intervenuti in zona Lido dopo aver ricevuto una segnalazione di una giovane 24enne italiana che stava salendo su una balaustra del ponte situato in zona largo della lanterna di Fano con la chiara intenzione di volersi gettare nel canale. A dare l'allarme un passante che ha cercato di afferrare e bloccare la giovane, che fuori di sé lo ha aggredito verbalmente e fisicamente, mordendogli un braccio e colpendolo con un pugno al volto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante, che hanno separato i due e ricevuto calci e pugni da parte della ragazza. Accompagnata in commissariato, la giovane ha continuato a dare in escandescenza. Per questo sono dovuti intervenire i sanitari del 118 per portarla al pronto soccorso, dove è risultata positiva all'alcol test e agli stupefacenti. La giovane, residente in provincia di Pesaro Urbino, già conosciuta alle forze di polizia, è stata denunciata all'autorità giudiziaria di Pesaro per reati di lesioni aggravate, offese, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Cinque invece i giorni di prognosi per le lesioni riportate ai due poliziotti.